Ponte Buriano deve essere liberato dal traffico veicolare e mantenuto e salvaguardato per quello che è, un'opera d'arte scelta anche dallo stesso Leonardo da Vinci per lo sfondo della sua Gioconda. L'ambizioso progetto vede adesso uno spiraglio con la possibile realizzazione di un ponte alternativo e successivamente il restauro di quello romanico per riportarlo all'antico splendore. Costo complessivo 14 milioni e mezzo di euro. Intanto dall'attuale governo, annuncia il presidente della provincia Silvia Chiassai, arrivano i primi 3,4 milioni di euro. Abbiamo quindi ricevuto formalmente, è stato pubblicato in Gazzettina Ufficiale 2 o 3 giorni fa, i primi 3 milioni e 4, serviranno 2 milioni 100 per la realizzazione del ponte provvisorio e del suo smontaggio e l'altro 1,3 milioni invece per la progettazione del ponte nuovo e della viabilità alternativa. Una progettazione che faremo in sinergia con Cassa Depositi e Prestiti, che per la prima volta fa da advisor alle province per quanto riguarda la realizzazione di un ponte, e partiremo con un bando di progettazione, un concorso di progettazione in modo tale che i più grandi architetti possano venire, diciamo, a esprimere la loro creatività, le loro idee per la realizzazione di un ponte che sarà storico, perché andrà a sostituire per la viabilità il ponte, insomma, che noi conosciamo tutti come il ponte della Gioconda. Il ponte provvisorio potrebbe essere già pronto per la prossima primavera, per quello definitivo si stimano invece 5 anni. Le opere che dobbiamo fare per il ponte provvisorio e domani per quello che sarà, diciamo, il ponte definitivo sono opere da fare in alveo, con particolare riferimento al ponte provvisorio. Il ponte provvisorio prevede di montare uno scatolare a questa altezza del fiume, che avrà rispetto al fondale un'altezza di 4,20 m, una corsia unica, capace di transito di mezzi pesanti, regolati a senso unico alternato da impianto semaforico. Ho già scritto formalmente alla Regione Toscana che secondo gli accordi presi alla Presidenza del Consiglio insieme agli altri ministeri, adesso si possa impegnare a stanziare gli 11 milioni e 200 mila euro di fondi FSC affinché si possa avere come provincia nel 2021 la cifra definitiva per la realizzazione del ponte nuovo. Ed è proprio la Regione Toscana a commentare attraverso le parole dell'assessore Vincenzo Ceccarelli la notizia. Adesso la Regione dovrà approvare e sottoscrivere la convenzione con il Ministero per avere l'attribuzione di queste risorse che fanno parte dei fondi di sviluppo e coesione. E poi la Regione dovrà sottoscrivere un accordo di programma con la provincia, perché è la Regione che incarica la provincia di fare il progetto e di fare la stazione appaltante. Quindi occorreranno ancora qualche mese per poter essere operativi, e dopodiché rimane, come dire, la ricerca dei finanziamenti per quanto riguarda poi la realizzazione della nuova opera, che da parte della Presidenza del Consiglio, da parte del Ministero, erano stati in un certo qual modo previsti nella futura programmazione dei fondi di sviluppo e coesione oppure di altri canali di finanziamento. Però direi che è un passaggio importante che non ci dice niente di nuovo, semplicemente formalizza quelle che erano state le decisioni assunte da parte del CIPE nell'individuare ed attribuire questi finanziamenti alla Regione Toscana.